oggi trasformeremo dei comunissimi sacchetti della spazzatura in un vero e proprio vestito. O perlomeno vorrei provare anch'io a fare questa cosa che ho visto spesso sia su YouTube che in giro per il web, nei blog, un po' ovunque insomma, però io personalmente non avevo mai provato a fare questo tipo di esperimento e mi si è presentata l'occasione perché mi si è rotta la spallina di un vestito da sera, molto carino, un po' particolare questo qui, già ha questo effetto lucido che sembra un pochino effetto sacco della spazzatura, però vi assicuro che indossato è molto bello, molto particolare. Appunto mi si è rotta la spallina dalla parte destra, eccola qui penzolante, e quindi perché non provare a riaggiustare il tutto trasformandolo, però visto che è anche un pochettino trasparente nella parte inferiore, cioè un vestito un po' impegnativo da mettere, vorrei trasformarlo in qualcos'altro. Questo qui è un vestito di CVG, tra l'altro ha la parte qui del reggiseno tutta rigida, quindi volendo anche senza spallina, in realtà nel mio caso sta su perché sapete che non è che sia una super prosperosa, perciò ho interpretato la rottura del vestito come un segno del destino e spero di riuscire a fare qualcosa di decente, appunto partendo da un sacco della spazzatura e da questo vestito rotto. Come sempre ricordatevi di lasciarmi un like per vedere altri video di questa tipologia, o anche solo se questo video vi è piaciuto, perché vorrei utilizzare anche altre cose per creare dei vestiti o comunque degli accessori, però appunto aspetto di sapere cosa ne pensate voi. E mi raccomando, ricordatevi di iscrivervi al canale attivando anche la campanellina per ricevere le notifiche ogni volta che esce un nuovo video. E noi salutiamo questo nostro vestitino, che non vedremo più così perché spero che tra un'ora o una mezz'ora, non so quanto ci impiegherò perché non ho ancora neanche bene in mente come trasformarlo, o meglio ho qualche idea perché ho trovato in giro per il web tantissime foto di ispirazione, molte di più di quelle che pensavo che esistessero, cioè ci sono dei vestiti ricavati dai sacchetti della spazzatura che sono veramente fantastici, però penso che mi lascerò anche ispirare man mano che lo staremo creando, sempre che io sia in grado, perché vi assicuro che è la prima volta in assoluto che faccio una cosa del genere, non solo sul canale ma proprio anche normalmente nella vita non l'ho mai fatto. Qui abbiamo tutto l'occorrente, forbici, il vestito, i sacchi neri, ho recuperato anche un reggiseno che non utilizzo, che potrei utilizzare o sotto il vestito o se no andiamo poi a ricavare le spalline, ma adesso vediamo. Qui abbiamo delle perline giocattolo eventualmente per fare le decorazioni se riesco a creare quello che voglio sul vestito, e assolutamente la pistola a caldo che come vedete ho finalmente ricomprato, ve lo dicevo forse in uno degli ultimi video dei trucchetti di Instagram. Intanto tenterei di riaggiustare la nostra fatidica spallina incollandola, così se poi non tiene andiamo a fare, cioè andiamo a staccarla anche dall'altra parte, quindi le mettiamo un po' di colla a caldo, sì, potevo metterne anche un pochino meno, e proviamo a lasciarla così in posa e vedere se si riattacca. Nel frattempo prendiamo il nostro sacchetto della spazzatura dalla parte dove è doppio e andiamo a ricavare una sorta di fiorellino, disegniamo quasi un cuore in realtà, perché noi disegniamo solo la parte di qua in questo modo, quindi lo disegniamo così. Lo chiamerei mezzo cuore, ma non saprei come definirlo, e dato che è doppio ci diventa una sorta di farfallina barra fiorellino, e andiamo a ricavarne un bel po' di questi, quindi adesso ci mettiamo a tagliuzzare per un po'. Ovviamente non me ne verrà mezzo della stessa forma, però non è importante, anzi riuscissimo a farne di forme leggermente diverse sarebbe addirittura meglio, quindi sia più grandi che più piccoli, perché così possiamo prendere la nostra colla a caldo e andare ad attaccarne uno, aspettare che si asciughi e attaccare anche l'altro sovrapposto in modo che sembri un vero e proprio fiorellino, e poi per dare ancora di più il senso del fiore qua al centro ancora un pochino di colla a caldo e andiamo a posizionare la nostra borchietta, e voilà che il primo fiorellino è pronto. Secondo me è molto carino l'effetto. Avevo visto una cosa simile su alcuni modelli in limited edition di Moncler che erano fatti però in pelle, credo, e a questo punto facciamo la stessa cosa anche sull'altra spallina
quindi un fiore più grande, la parte più piccolina qui al centro e poi aggiungiamo la nostra borchiettina al centro. Questo qui addirittura secondo me è venuto anche meglio di questo perché si è leggermente rattrappito il fiore, quindi fa ancora di più l'effetto che volevo io, però insomma mi piacciono entrambi anche se non sono uguali. Una volta indossati la dimensione si noterà pochissimo. Spero che in videocamera rendano perché dal vivo sono davvero molto molto carini. Riprendiamo il sacco nero sempre dalla parte doppia e andiamo a ricavare due listerelle cercando di essere il più precisi possibile. Non so bene la lunghezza, quindi le faccio un po' più lunghe e poi al massimo le tagliamo. Con queste voglio cercare di creare una sorta di incrocio che riprenda un pochino quello che c'è nei lati del vestito, però secondo me sono un po' grandi, quindi la pieghiamo a metà e andiamo a tagliarla in due parti. Le ripiego di nuovo a metà perché tanto la lunghezza che mi serve è inferiore, così ne ho quattro. Voilà, due e altre due. Così andiamo a creare una sorta di corpetto incrociato che adesso andiamo ad attaccare con la nostra colla a caldo. Sto solo cercando di capire se può venire il risultato che voglio, ma direi che assolutamente ci può stare così. Quindi in sostanza andiamo ad attaccarle a forma di X, allacciate come se fossero praticamente le stringhe delle scarpe. Voilà. Due sono posizionate, andiamo a mettere le altre due. Viste così da dietro sono assolutamente qualcosa di terribile, ma se andiamo a girare il vestito otteniamo l'effetto incrociato che volevo. Poi ovviamente va indossato per vederlo al meglio, però c'è l'effetto che volevamo. E intanto che il vestito si asciuga, noi andiamo a ricavare delle strisce belle lunghe dal nostro sacco nero. Non importa che siano tutte uguali, anzi la cosa importante è che siano di dimensioni diverse, però più o meno che abbiano una lunghezza simile. Così le utilizzeremo poi per andare a decorare la nostra gonna. Tanto ovviamente poi saranno doppie perché il sacco l'ho piegato in modo tale che si creino delle strisce simili. Quindi a questo punto abbiamo ottenuto diverse strisce. Bisogna solo andare a tagliare questa parte in modo tale che siano tutte separate, così poi possiamo incollarle. Nella parte finale andiamo a stondarle per riprendere la forma dei fiori che abbiamo applicato sulle spalline. Voilà! Non è importante che siano uguali, tanto ovviamente non verranno mai, se non fatte con un disegno ad hoc, non verranno mai uguali, però almeno riusciamo a stondare leggermente la forma finale. E andiamo ad utilizzarle per decorare la nostra gonna, quindi le applichiamo leggermente piegate in questo modo, proprio all'altezza della cucitura del vestito. Una di fianco all'altra, sempre piegando leggermente la parte dell'attaccatura. Qui dove si vede molto la transizione tra le due, andiamo ad applicarne una di quelle un po' più piccoline, così non si nota più nulla. Sempre in modo molto casuale, anche perché non essendo una sarta, sto cercando di fare del mio meglio. E continuiamo così per tutto il resto del vestito. Adesso prendiamo tutti i mezzi cuori, barra fiori, barra farfalle, non so bene come definirli, comunque quelli che abbiamo creato di diverse dimensioni, sempre tagliando come abbiamo fatto all'inizio. E li usiamo per andare a nascondere questa parte. E in questo caso, invece di sovrapporne solo due come avevamo fatto all'inizio, provo a sovrapporne addirittura tre. Faccio in modo che si raggrinziscano un pochino e poi vado a usare appunto fiori di diverse dimensioni. E ovviamente per finire vado a mettere la mia borchiettina tonda, solo che in questo caso ne uso una un po' più grande perché il fiore che abbiamo creato è più grande rispetto a quello che abbiamo creato sulle spalline. Secondo fiore creato, applichiamo la borchietta al centro. Si vede che ormai ci ho un pochino preso la mano perché mi piace di più il risultato di questi ultimi fiori rispetto ai primi che abbiamo applicato sulle spalline. Su colla si mette
e più tende a fare l'effetto fiore perché i petali vanno a scaldarsi e a chiudersi. E a questo punto lasciamo che il vestito si asciughi un attimo. Vedete che l'attaccatura delle nostre frange non si vede più adesso. E voilà, adesso che la colla si è asciugata, il vestito è pronto, quindi non ci resta che indossarlo. Così vediamo se merita e vediamo se ho superato questo esperimento di creazione di un vestito a partire da un sacco della spazzatura. E voilà, questo è il risultato del vestito indossato. Fa un po' di rumore quando si cammina, però sembra che tutto sia al suo posto e soprattutto non penso che vedendolo si capirebbe mai che è ricavato da un comunissimo sacchetto della spazzatura. Oltretutto è super super riflettente e comunque questa modifica che abbiamo fatto sul décolleté, secondo me, per quelli che sono i miei gusti, lo rende molto più facile da mettere o comunque più portabile. Mi piace perché crea questo gioco di vedo non vedo e diventa meno scollato, che io sapete non amo le scollature troppo profonde. Guardate anche i fiori, che belli che sono venuti, cioè la parte che preferisco in assoluto è proprio questa qui dei fiori, perché vi assicuro mi ricorda tantissimo appunto queste applicazioni che c'erano su queste limited edition che avevo visto di Moncler. Erano sia giacche che gonne. Se riesco vi metto anche una foto se la trovo. Comunque direi assolutamente esperimento superato, mi piace veramente tantissimo. Adesso però aspetto di sapere cosa ne pensate voi prima di cantare vittoria troppo presto. E niente, quindi questo era il risultato finale del nostro vestito creato con i sacchetti della spazzatura. Ovviamente adesso aspetto di sapere tutto quello che ne pensate nei commenti qui sotto e mi raccomando, ricordatevi anche di farmi sapere se volete vedere altri video di questa tipologia e soprattutto ricordatevi di farmi sapere se voi per caso siete già riusciti a creare dei vestiti a partire da altri oggetti, appunto da altre cose, non per forza sacchi della spazzatura, cioè qualunque cosa. E nel caso ci foste riusciti, magari mandatemi le foto sui direct di Instagram. Comunque io aspetto di sapere tutto nei commenti qui sotto, vi mando un grosso bacio e ci vediamo domani col nuovo video. Ciao!